Buongiorno, bentornati sul canale. Ci troviamo a Lavarone oggi e andremo a fare un sentiero che sarà da sistemare, ma ci dà qualche info in più Paolo. Allora, è il sentiero della Vaccarita. Era una vecchia strada, una delle più vecchie strade tra Lavarone e Caldonazzo, la Valtava Sugana, e parte proprio qua, nel locale Casare, e poi arriva in locale Capineta invece a Caldonazzo. È un sentiero che adesso è in disuso perché ci sono un paio di prezzi crollati. E vediamo, c'è un progetto esecutivo adesso per metterlo a posto e vediamo come riuscire. Intanto noi lo documentiamo. Via, andiamo. Via. Ci vorranno 3-4 ore a fare il giro qua, perché se ci fermiamo così ogni metro quadro di fragolina andiamo più avanti. Cos'è la calchera? No. Era dove una volta prendevano i sassi di calcare, li mettevano sopra un grande deposito di legna, davano fuoco alla legna, il sasso si scaldava, dopo buttavano questi sassi dentro nell'acqua, si disfava e risultava la calce, e facevano sulle case la calce. Adesso rimane la calcara e basta. Vieni Flori. Donna, vieni. Vai. Siamo al castello, il castello della calchera. Cos'è che sono sti buchi qua? È il picchio che fa, va a cercare gli animali di sotto, il bostrico o altro. Sì, sì, sì. Purtroppo questo qua, questo qua è quello che fa dei danni enormi. Farà più danni di vai, Guarda, guarda. Guarda come viene via, è pieno. Pieno di intro qua, è tutto pieno. E un giorno si ucciderà anche noi. No. Sì, ci succhieranno per le gambe. Speriamo bene di no. Sì, schifo. Qua troveranno casa. Mamma mia, che brutti. Pensa, povere le piante che non riescono a difendersi da sta roba qua. No. E non c'è una cura. È un insetto così piccolo. Gli elimina tutti, diciamo, i passaggi della linfa, perciò vedi, passa tutto nella corteccia e dopo l'albero muore. Dopo una breve deviazione dal comando, ex comando austro-ungarico, che abbiamo seguito il 217 del sentiero dell'Ancino, qua invece riprendiamo il 219, che è la strada della Vaccarita, che parte appunto dalla Casale di Lavarone. E ce ne sono 1043, mi sembra. Ma che sono ancora il periodo... Sono ancora della strada originale. Arrabile. Lanceremo crowdfunding, del paracarro. Adotta un paracarro. Adotta ognuno paracarro. Si adotterà il paracarro, se lo terrà pulito, gli farà caro caro. Lo lasciamo qua il sgabello. E ognuno viene su così i 2 metri quadri intorno se li cura, e perciò la strada viene curata da sola. A posto. Paracarri in pietra, pezzi 1054. Ma dai. Sì, sì. E qual è? E quasi tutti ci sono ancora, tranne qui che è caduto. Al prezzo del paracarro le 16 fiorini. Che con la valuta di oggi 27 euro. 27,50 euro. 270 euro. Dobbiamo aumentare qua, sennò. Toccata piano. I carabinieri, era giù alla festa di Sant'Antonio, dove che era lì alla casa, insomma, perciò nel 81-85 circa, che era ancora la strada carabile. Sì, comunque dalla Varone, dalla Casara, alla Pineta sono 8 km più o meno giusti. E lei è un 8% di dipendenza, perciò anche per le bici, che in su che in giù è veramente una manna. Sì, sì, sì. Una volta facevano un po' di muri a secco e quello che è, logicamente nel tempo, nelle parti più scoscese, sono un po', però sono sistemabili, veloci qua, te metti via 2-3. Ah Giovanni,
da tempo trail o roba del genere. Qua si ripristina con quattro bei blocchi di sasso e si ritorna a fare il muro di stinti. La dura 100 anni. Senta San Nicolò con tutte le frazioni, valle, dos, pian dei prati, lassù no, abbiamo i cecchi, guarda, vedi la, vedi che la vaia lassù ha fatto pian dei prati, no. La strada che l'hai tagliata nella roccia, a un certo punto che la galleria ti passi dentro dove c'è il proprio sbarramento che la con la galleria sua. Vedi il buco, l'individuo. Si è scaricato, diciamo, la strada qua sotto. Sì. Però dai, si fa. La stanga è questa qua invece. Sì, esatto. Prima è sistemare il sentiero per poi farlo fruibile. Dopodiché magari qua è una sosta, diciamo, siccome è proprio circa a metà del sentiero, lasciare i muri esterni a vista e poi inserire il modulo prefabbricato in legno o in vetro dove fare un piccolo baretto o una vendita di souvenir, ma anche proprio il discorso della stanga per pagare il pedaggio. Una volta qua si pagava il pedaggio, adesso si pagava tanto a zampa. E l'idea era proprio per la manutenzione, per tirare sui soldi per la manutenzione del sentiero. E vedi che ci sono le dita? Sì. Perché una volta mettevano lo stampo giù così, dopo tiravano con le mani. E queste qua erano le vecchie tegole di una volta. Punto la strada, da qua, subito dopo la stanga, faceva il giro della valletta qua. Però lì è un pezzo di due faglie, diciamo, di roccia che sono in continuo movimento, allora logicamente quella è da escludere. Perciò l'idea è proprio fare un traverso così con questo ponte passerella, diciamo, in cordini d'acciaio e la mira, e tagliare questo pezzo pericoloso. Gira di qua. Il pezzo più rovinato, la strada qua c'era proprio un ponte che ormai non c'è più, e allora si bypassa con la passerella principale che è circa 90 metri per un'altezza di 45-50 di profondità, e si arriva direttamente lì poi che sono la stanga direttamente, perciò siamo proprio qua. Questo è il pezzo, diciamo, più rovinato.
questo qua, che è quello un po' più ghiaioso, infatti la strada insiste qua sotto, sotto di noi di 3 metri, però tutti i vari ponti sono ceduti. Allora questo ponte qua sarebbe la passerella da 90 metri divisa in 3, che appoggia 2 volte, diciamo, su delle rocce esistenti, così la parte, diciamo, a monte il ghiaione defluisce e si sta anche un po' più distanti dalla roccia per la caduta dei sassi. Quindi per un totale di 5 ponti. Esatto. Come mai quelli più in forma li hanno lasciati in fondo? Non capisco. Perché sono quelli che devono chiudere la strada. Giusto. Sono quelli più ingombranti. Allora. Progetto là, per evitare l'attraversamento del rio del Zaronca. Bene, da qui prosegue tutta forestale fino al Pineta, che è vicino a una falegnameria famosa qua nelle zone. Non so se l'hai mai sentita. No. Oh, ok, no. Boh, ci hanno fatto anche un programma TV per qualche parte. Sono scoppiati. Chiudiamo. Ciao. Il sentiero della Valcarretta finisce qua, al ristorante Pineta. I ragazzi sono contenti, noi anche, perciò basta così. Ci aspetta la birra. Ciao a tutti, alla prossima.